abbiamo avuto dei grossi limiti a comunicare quello che è stato fatto. Io probabilmente porto da questo punto di vista delle responsabilità particolari, nel senso che mi sono illuso che nell'azione amministrativa dovessero essere i fatti più che le chiacchiere a parlare, se non che i fatti parlano solamente quando sono arrivati a compimento. Durante tutto l'iter che serve per portarli a compimento, i fatti non parlano. Bisognerà metterci mano tenuto conto del vincolo di bilancio, come al solito. Quindi io credo che una delle ipotesi sulle quali abbiamo provato ad incamminarci anche nella consigliatura che abbiamo alle spalle e che però non ci ha portati a destinazione sia assolutamente quella da perseguire. Bisognerà mettere in piedi una specie di ufficio stampa al servizio di 5, 6, 7, 8 comuni di quest'area, in maniera tale che ciascuno, senza svenarsi, possa però garantirsi la comunicazione istituzionale, che oramai è indispensabile. Penso che una delle cose più significative realizzate nel corso di questo quinquennio è la messa a regime del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. Lo abbiamo fatto investendo una quantità di risorse assai rilevante per il comune, lo abbiamo fatto, il che va sottolineato, di questi tempi senza incrementare la TARSU sui cittadini di un centesimo, quindi sostenendo sul bilancio comunale uno sforzo notevole. I cittadini hanno risposto meravigliosamente, noi ci eravamo prefissati obiettivi di differenziazione il primo anno intorno al 25%, siamo oramai stabilmente sul 45%, questo ci consentirà di sperimentare a breve la possibilità del passaggio a tariffa, che poi è il meccanismo che la legge ipotizza come il meccanismo conclusivo a cui bisognerebbe che si pervenisse. Abbiamo anche, a partire dalla nostra esperienza, mettendolo insieme a quelle che hanno lo stesso modello di gestione, cioè il Comune di Venosa, il Comune di Barile, il Comune di Atella, presentato un progetto di completamento del servizio e di estensione alle frazioni, a partire da Monticchio ovviamente, alla Regione Basilicata, per 1 milione di euro circa da distribuire sui 4 comuni, che ci pare, insomma, che realisticamente verrà finanziato di qui a non molto. Sulle politiche sociali il primo obiettivo è tenere e difendere quello che abbiamo, che non è moltissimo ma che è importante difendere, perché difendendolo si tiene in piedi l'idea stessa di servizio sociale, che secondo me nella testa di alcuni dei nostri governanti c'è esattamente l'idea di smantellare l'idea stessa dell'esistenza delle politiche sociali, dei servizi pubblici rivolti al sociale. Quindi innanzitutto difesa del centro diurno per portatori di handicap, di quel tanto di assistenza domiciliare agli anziani e ai minori che riusciamo a fare. Non è molto, ma è il minimo senza cui nemmeno si può cominciare a ragionare. Il Comune di Rio Negro, con i fondi del POIS, ha recuperato 400.000 euro da utilizzare per realizzare nella vecchia area del campo di Tirapiattello, che ha un'esposizione molto bella, un'accessibilità particolarmente felice, due piccole strutture, una da destinare all'AIRO, l'associazione che ospita già oggi gratuitamente i parenti dei degenti del CROB, che non possono permettersi di recarsi in albergo, per esempio, e l'altra all'associazione delle famiglie dei portatori di handicap che frequentano il centro diurno. La prima sarà una struttura che fa tutto quello che già oggi fa l'AIRO nella sua sede di via Roma, e in più, in collaborazione col CROB, con cui è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, realizzerà delle prestazioni del tipo domiciliare, di quella a bassa intensità sanitaria sostanzialmente. L'associazione dei familiari invece dei portatori di handicap realizzerà una struttura del tipo di quelle che nel centro nord Italia si chiamano il dopo di noi, ovvero quelle strutture presso le quali si collocano i ragazzi una volta che i genitori non sono più in grado di occuparsene, di farsene carico, e a cui però le famiglie devolvono quel tanto di cui dispongono in cambio della garanzia che qualcuno si occuperà per tutta la vita del figlio.
È una bella cosa, a mio giudizio, anche dal punto di vista culturale e sociale. Mi pare si tratti di un bel modello di collaborazione fra pubblico e privato. Nell'insieme, queste ed altre iniziative, che essendo del tutto private non voglio citare in questo momento, devono a mio giudizio avere la funzione di costruire a corona dell'insediamento del CROM una maglia sempre più fitta di servizi sociali, sociosanitari, socioeducativi di qualità che qualifichi Rio Nero in prospettiva come un centro che si specializza nella direzione dei servizi di natura sociale e sanitaria. Sulle attività produttive. In questi anni abbiamo A, metanizzato il PIB, perché quando le cose accadono nessuno si ricorda più di com'erano prima che accadessero, ma un PIB senza il metano è praticamente una cosa che non sta né in cielo né in terra, però la metanizzazione del PIB del 2007. Secondo, abbiamo revocato una serie di lotti che nel corso di 10-15 anni non erano stati utilizzati e li abbiamo riassegnati. Devo dire che non tutti quelli che abbiamo riassegnati sono stati a loro volta utilizzati, quindi secondo me a questo punto bisogna avviare una seconda ondata di revoche e riassegnazioni. Terzo, abbiamo con il regolamento urbanistico finalmente posto le premesse perché si possa approvare il piano particolare già del PAIP, che è in una condizione paradossale, quasi come quello del PIP senza metano, ovvero i cittadini che lavorano lì sono proprietari della baracca dentro cui lavorano, ma non del terreno su cui è poggiata la baracca. Perché non esiste un piano particolareggiato che abbia mai consentito di fare delle assegnazioni che non fossero quelle provvisorie post terreno. Il che significa che io se sono un artigiano e ho bisogno di andare in banca e chiedere un mutuo e mettere a garanzia qualcosa di mio, se voglio utilizzare la mia attività che realizzo lì, non lo posso fare. Ora, finalmente il particolareggiato si può approvare perché la Regione Basilicata ne aveva già bocciato un altro 10-15 anni fa al Comune di Rio Negro perché non era un particolareggiato che teneva conto degli standard urbanistici previsti per legge. Questa volta finalmente ci siamo riusciti e quindi il primo degli adempimenti, secondo me, che la prossima giunta dovrà fare è la immediata adozione, pubblicazione e approvazione del PAIP. I comuni del Vulture che fanno parte dell'area PIOT di questa zona, di concerto, e di questi tempi non è facile rinunciare a quattro linee pubbliche, hanno deciso di dirottare tutte le risorse pubbliche destinate alle infrastrutture, il 25% circa della dotazione finanziaria complessiva del PIOT, a Monticchio Lagi. Si tratta per ora di 2 milioni e mezzo di euro. 2 milioni e mezzo di euro non sono tantissimi, ma non sono nemmeno niente. 2 milioni e mezzo di euro negli ultimi 15-20 anni su Monticchio non sono mai stati investiti. La cosa importante però, accanto a questa, perché con questi soldi si realizzerà il primo modulo del parcheggio dove lo prevedeva il piano particolareggiato, si ripulirà l'istmo dalle baracche, delocalizzandole e mettendole nell'area demaniale in cui è previsto che siano da particolareggiare, si realizzerà, ristrutturerà la pubblica illuminazione sul Lago Piccolo che serve anche l'illuminazione dell'abbazia, tutte e due fuori uso, e penso che riusciremo anche a ripristinare una parte del camminamento pedonale che era stato realizzato dalla comunità montana tanti anni fa intorno al Lago Grande e che oramai è completamente rovinato. Accanto a questa parte pubblica sta venendo avanti un progetto, sembra condiviso da parte degli operatori privati, che fa di Monticchio, con interventi a bassissimo e quasi inesistente impatto ambientale, una specie di parco permanente a tema, dedicato alla storia fisica e sociale del Vulture, dal vulcano fino al brigantaggio, passando per tutto quello che c'è stato in mezzo, con zone dedicate a piccole aree di animazione che possono riguardare i bambini ma anche i visitatori in generale, con una ristrutturazione dei locali di proprietà degli operatori che hanno aderito al PIOT e che faranno domanda di finanziamento su questo, che sia compatibile con il pezzo di narrazione della storia che avviene in quella parte dell'area della Conca dei Laghi.
Io non so se la parte privata, che è molto complessa, riuscirà ad andare avanti e in che tempi andrà avanti. So per certo però che questi tre piccoli progetti sulla parte pubblica sono il minimo senza il quale è difficile restituire decoro a quella località, perché è del tutto evidente che se il primo impatto visivo di uno che arriva a Monticchio vedendoci da Rio Nero è quello che vede attualmente, è un impatto come minimo respingente. Ma solo così attiviamo un meccanismo per cui si restituisce decoro a quella località, diversamente continueremo ad osservarne impotenti il degrado. Insomma. Ma io non mi rivolgo soltanto ai nostri tradizionali elettori, mi rivolgo in generale ai cittadini di Rio Nero. Noi avremmo sicuramente peccato in molti casi di ingenuità e sicuramente abbiamo pagato, in parte pagheremo anche il prezzo di questi errori e di questa ingenuità. Quello che mi sento di poter dire è che noi in questi anni abbiamo lavorato sodo e abbiamo posto le premesse per poter effettivamente consentire di fare degli ulteriori passi nei prossimi anni, quelli che servono a questo paese per provare a uscire dalla crisi, avendo ridefinito un profilo, una specializzazione produttiva. Noi in questi 5 anni abbiamo lavorato sodo, riteniamo che al netto di errori ed ingenuità abbiamo costruito le condizioni per poter correre producendo anche gli effetti visibili di questo lavoro nei prossimi 5 anni. Essenzialmente è questa la ragione per la quale abbiamo chiesto di poter avere continuità amministrativa. E crediamo di poter chiedere ai cittadini di Rio Nero di darci fiducia, perché un progetto politico, un progetto amministrativo, anche nella situazione di ristrettezza finanziaria in cui oggi ci muoviamo, non è obiettivamente alla portata di nessuno che non abbia la bacchetta magica in un solo punto.